Presidente Letta in visita a Catania per una lezione appunto qui all'Università di Scienze Politiche, si avvicinano anche le europee, parlare di Italia-mondo è più che mai importante. Bah sì, le europee sono il momento nel quale si stabilirà se l'Italia vuole giocare dentro la partita europea oppure se l'Italia vuole estraniarsi dalla partita europea. Ho sempre pensato che il posto dell'Italia sia accanto a Francia, a Germania, insomma accanto ai paesi fondatori dell'Unione Europea, oppure quelli che si sono aggiunti dopo, la Spagna, insomma i paesi con i quali abbiamo sempre condiviso i grandi temi europei, con i quali c'è competizione sì, ma c'è condivisione delle grandi scelte di fondo. E vedo che invece l'attuale governo vuole creare un'alleanza con la Polonia e con l'Ungheria. Francamente quando sento queste cose rimango abbastanza esterrefatto, perché il nostro posto è accanto a Francia, a Germania, a Spagna, quello è il nostro posto non è contro questi paesi, il nostro posto non è accanto alla Polonia e all'Ungheria. Ecco Presidente, quindi le soluzioni sostanzialmente sono due dopo queste europee, possiamo brevemente riassumerle? A cosa rischiamo di andare incontro come paese? Ma rischiamo di andare incontro a un profondo isolamento se non saremo in grado di fare chiaramente una scelta a favore non della difesa di tutto ciò che l'Europa fa, ma a favore dell'idea di integrazione europea, per combattere, per avere delle scelte, delle politiche europee che siano più efficaci. Questa mi sembra la cosa chiave, altrimenti c'è l'isolamento. L'isolamento, penso sulle questioni monetarie, noi abbiamo avuto la fortuna e la forza di avere un grande Presidente della Banca Centrale Europea come Draghi, va sostenuto la continuità di quelle politiche, credo che questa sia l'altra cosa essenziale. Il suo grande lavoro va anche sui social, chiaramente da questo punto di vista c'è una certa distanza tra la politica e i giovani, ma si può fare qualcosa di interessante come lei sta utilizzando il social per antonomasia, non è per i ragazzi che è Instagram. Ma a me piace moltissimo dialogare con loro, essere criticato da loro, discutere, proporre cose. Oggi abbiamo parlato lungamente, per esempio, dell'importanza dell'Europa sul tema della protezione dei dati personali, che è la vera questione del futuro, il petrolio del futuro, sul quale si faranno le guerre, sul quale essere europei è avere un'Europa unita e forte e non finire americani con la deregulation o cinesi con un meccanismo invasivo dello Stato sul controllo dei social media, a me sembra una grande questione. Anche qui noi, i francesi, i tedeschi, gli spagnoli la pensiamo uguale. Se l'Europa sarà unita sarà in grado di reggere l'impatto degli altri due, altrimenti dovremo scegliere se essere americani o cinesi. Francamente non voglio essere né l'uno né l'altro. Devo farla per forza brevissima, è tornato a prendere la tessera del PD. Il lavoro per adesso di Zingaretti come lo giudica, anche se da brevissimo che è diventato nuovo segretario dopo le primarie? Ma mi sembra che i primi passi siano decisamente incoraggianti. Grazie.